Calabria è l'unica città in Calabria a non essere autosufficiente dal punto di vista del fabbisogno del sangue che serve negli ospedali, dunque un appello da parte del vicepresidente nazionale Pierfrancesco Pugliano. Sì, infatti, hai detto benissimo, viviamo un momento un po' particolare già da qualche mese e noi ci troviamo qui oggi al Palazzo del Consiglio regionale per rinnovare un appuntamento annuale che è la traversata a nuoto nello stretto di Messina. È una sorta di collaborazione ormai molto solida tra le istituzioni, il servizio sanitario e le associazioni di volontariato, che insieme si uniscono in questo appello alla cittadinanza affinché tutti si avvicinino nel gesto di rinnovazione che serve a effettivamente in questo momento molta necessità di questo farmaco che purtroppo non troviamo in farmacia. L'unico modo è donare il sangue con delle procedure oggi assolutamente sicure e che sono alla base di un sistema di qualità che garantisce sia il donatore che sia il ricevente che è il paziente. Grazie.